Amici, in questa domenica stupenda vi portiamo alla scoperta del Clam Pass, una delle parti più belle di Naples per quanto riguarda un accesso alla spiaggia, e si arriva tramite questa boardwalk tutta in legno, circondata da mangrovie. Ci si può anche fermare a vedere tantissime farfalle. Adesso purtroppo non ce ne sono, però vi garantisco che sono cose stupende. Ovviamente per i più pigroni, come il sottoscritto, si può arrivare in spiaggia usufruendo anche di questa navetta gratuita che va e viene dall'hotel Naples Grande Beach Resort. Alla fine di questa boardwalk c'è la spiaggia e all'inizio c'è un parcheggio che è gratuito per tutti i residenti di Naples, altrimenti si pagano 10 dollari per tutta la giornata. Questo è il punto di arrivo della navetta, che si chiama Road's End. Poi tramite questa boardwalk, sempre in legno, si arriva all'accesso in spiaggia. Si deve passare di fronte all'immancabile ristorante che offre bibite fresche e cibo a tutte le ore del giorno. E qui ci inizia a scendere verso la spiaggia. Il Clam Pass a Naples. Qui solitamente si possono trovare anche le life jacket, i giubbotti per noleggio gratuito e servizio docce. Una serie di conchiglie del Clam Pass e soprattutto non date da mangiare le tartarughe. Per fortuna anche oggi è abbastanza nuvoloso, quindi il sole si fa sentire, ma non troppo. Là abbiamo anche una piccola barchetta di qualcuno che si vuole fare una visita privata al Clam Pass. Qui per i più avventurosi c'è anche un trail, c'è un percorso che ci porta in spiaggia attraverso la natura. Questo è l'habitat naturale delle gopher tortoise, le tartarughe tipiche di questo luogo, che possono arrivare a pesare 15 kg e a vivere anche per 60-100 anni. È proprio un passaggio che avviene attraverso la natura, tramite questo camminamento, e tra poco vi faremo vedere cosa c'è alla fine. Siamo quasi alla fine e tra un po'. Eccoci, eccoci che stiamo arrivando. La lucertolina e dei totem che spiegano con un codice QR cosa sono le piante che si vedono qui vicino. Ci siamo, ecco là in fondo cosa c'è là in fondo. Eccoci, e dopo una piccola camminata si arriva alla spiaggia del Clam Pass. È una spiaggia di sabbia bianca finissima che viene frequentata soprattutto dai locali durante il weekend per un po' di relax. Questa è l'acqua di oggi, ce la godiamo prima che arrivi l'alga rossa, che di solito è qui ad agosto, luglio-agosto. È purtroppo un problema di tutto il Golfo del Messico che a seguito del riscaldamento delle acque questa alga arriva, si deposita sulla riva e rovina un po' l'acqua, però dai, oggi è bella. Vi saluto e vi auguro una buona settimana. Oggi si diceva che il tempo avrebbe portato temporali, dovrebbe arrivare verso le 4, ma come sappiamo il tempo qui in Florida è pazzo. Intanto ci godiamo questo relax.